credo che stasera avete visto in campo 12 lupi. Ci hanno messo cuore, ci hanno messo anima, ci hanno messo voglia, grinta, le cose che ho sempre chiesto a loro dall'inizio, e stasera è uscita fuori, ma sinceramente sta uscendo fuori da un bel po' di tempo. Da un lato fa male perdere come abbiamo perso contro la prima in classifica, per come abbiamo giocato, perché credo che abbiamo fatto una buona partita, soprattutto in difesa. In difesa abbiamo avuto una squadra che segna 80 punti a 60, direi 57, no? Se non calcoliamo 58, se non calcoliamo il fallo sistematico che ho fatto alla fine per cercare un attimo di avere qualche chance in più. E questa è la cosa positiva che voglio prendermi e portarmi a casa, e cercare di lunedì di pensare a Salerno, con la speranza che mi possano disputare una partita del genere. Siamo una squadra, come ho sempre detto, giovane, in questo momento pure molto molto corta, i più anzianotti stanno giocando tanto e iniziano ad accusare, perché è normale. I più giovani stanno crescendo, però contro giocatori come Rischia, Rossi, Bortolazzo, cioè giocatori comunque, giocatori comunque di grossissima esperienza, fanno un po' di fatica, bisogna essere onesti. Se vogliamo vedere i numeri, ci bastava segnare qualche tiro libero in più e avessimo vinto la partita. Stasera purtroppo abbiamo tirato un'altra volta col 56%, cosa che nelle ultime gare avevamo un pochino limitato, e le palle perse, che sono state tante palle perse, perché alla fine contro giocatori che ti prestano tanto, se non hai un buon palleggiatore fai fatica a lunga, perché ho provato Andrea, ho provato Andrea Bianco, ho provato Cherubino, ho provato Domenico Marzaioli, alla fine sono i tre che possono un pochino portare la palla, ma non hanno nelle corde, ecco, di poter gestire o poter superare sempre una pressione a tutto campo fatta da loro. Però questo è, dobbiamo stare tranquilli e sereni, continuare su questa strada, che è la strada giusta secondo me per cercare di salvare la squadra, ecco. Quindi ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché stanno nello spogliatoio molto demoralizzati, perché ci hanno creduto fino alla fine. Domenico sta con la testa sotto la terra, ma non fa niente, l'ultimo pallone che ha giocato lui, che era il giocatore più esperto, l'ha sbagliati e fa parte dello sport, ecco. Non succede niente, ecco, deve stare tranquillo e sereno e andare avanti, ecco. Non voglio dare colpa a nessuno, perché stasera sinceramente nessuno ha colpa, perché tutti hanno fatto degli errori, come tutti hanno fatto le cose egregie, quindi vale avere le cose egregie contro la capolista, perché ricordiamoci che avevamo di fronte Palestrina, con tutto il rispetto delle altre squadre, però è una signora squadra, non per caso è prima in classifica, un motivo ci sarà, quindi ottima prestazione da parte dei miei, è giusto che viene valorizzato il grande lavoro difensivo che hanno fatto, e si va avanti, e ora ci riposiamo domani, lunedì concentrati per disputare a Salerno una partita con questa intensità. Sinceramente stasera credo che dal punto di vista difensivo abbiamo messo in difficoltà una grossissima squadra, lo dico senza nessun problema di essere criticato, però ripeto, tenere al di sotto dei 60 punti, perché ripeto, non vado ad avere lo scarto finale, ma di sotto i 60 punti una squadra come Palestrina, in questo momento nessuna squadra l'ha fatto. Questo è il problema grosso, che ragazzi, negli ultimi momenti, e qua sta Andrea Bianco che può dirlo più di me, negli ultimi momenti fanno un po' di fatica ad ascoltare. Ho disegnato due volte sulla lavagnetta, ho chiamato due volte il time out, uscita di blocchi sia per Vlad sia per Domenico, erano gli unici due tiratori che avevo in quintetto in quel momento, la palla non mi è arrivata, perché non ho un passatore puro, ecco, voglio dire questa cosa qua, senza togliere niente a Cherubini, che ha perso la palla sulla rimessa, l'ho messa a posto di Andrea perché volevo uno che potesse passare un po' di più, perché Andrea stava un pochino in corto, ha perso la palla appena entrato, che dica un ragazzo 2001, cioè, e quindi purtroppo è così, quando non hai
tanti giocatori esperti, hai tanti ragazzini, e ripeto, ragazzini che per la prima volta stanno giocando la Serie B, quindi con una pressione molto alta per loro. Ai momenti finali, con una squadra tipo Palestrina, subiscono un po' di più di fisicità, un po' più di pressione, e quindi la palla scotta, scotta molto, e si va a vedere anche dal fatto che abbia fatto 14 su 25 tiri liberi, cosa che noi non facevamo da un bel po' di tempo. Quindi questo fa capire che c'è Domenico, 3 tiri liberi, ha sbagliato, ha fatto 1 su 2. Quindi sai, sono cose che accusi, però questi siamo e andiamo avanti lo stesso. Hanno affrontato una squadra molto fisica, una squadra che comunque fa dell'aggressività la prima arma, perché alla fine Palestrina è la squadra che subisce di meno e tiene i propri avversari intorno ai 70 punti, quindi sai, giocano come avete visto, giocano molto di fisicità, fanno molti cambi sistematici, usano molto le mani, tutelati o no, ma non è quello il problema, però comunque serve, perché così i miei iniziano a capire che partite del genere che dovranno affrontare sempre di più in questa stagione, bisogna affrontarli anche noi, dobbiamo giocarli anche noi con una fisicità molto più alta. Però senza togliere nulla, ma alla fine stasera noi abbiamo giocato con Andrea Bianco che c'ha ancora problema un po' a linguine, quindi non sta in forma, con Vlade che c'ha problema alla dottura, che Domenico Marzaioli che ha problema alla schiena. Cioè, come dire, non voglio mettere le mani avanti perché abbiamo perso, è giusto che, però comunque questi, nonostante gli acciacchi che purtroppo da settembre adesso iniziano a uscire fuori, ci stanno dando l'anima, ed è giusto che un applauso penso che vada fatto. Mi auguro che che il pubblico abbia applaudito la prestazione dei ragazzi, nonostante abbiamo perso, come dire, proprio perso contro la prima in classifica. Io credo che se giocassimo così, con qualsiasi altra squadra che non sia Palestrina, non lo so come sarebbe andato il risultato, sono sincero. Se avessimo giocato così, con tutte le squadre che abbiamo incontrato fino adesso, non lo so. Ricordate che noi a Palestrina, nella terza partita, abbiamo preso 50 punti. Stasera abbiamo perso di 2. Forse la partita fuori casa vinta con la Stella li ha sbloccati un po', si sono resi conto ancora di più che possono fare grandi cose quest'anno. Nonostante le difficoltà del caso, però secondo me sta squadra così com'è, se continua a giocare così, se continua a crescere, si può togliere grandi soddisfazioni. Ora vi posso dire che se abbiamo l'umiltà, la tranquillità e soprattutto il cuore che abbiamo messo stasera, noi ci serviamo anche così come siamo, però dobbiamo crederci tutti quanti.